mostra? È la mostra perché sono 50 anni di storia e 50 anni di storia sono difficili da raccontare così a parole. Noi abbiamo voluto privilegiare una mostra che sia una mostra di documenti, immagini, filmati, interviste che hanno rappresentato momenti veramente topici nello sviluppo dell'arte. Momenti in cui viene espressa al meglio quelle che sono state le direttrici su cui AIRE si è mossa in 50 anni, e cioè l'aiuto ai pazienti, i servizi per i pazienti e per le famiglie e il sostegno alla ricerca fatta soprattutto con i finanziamenti al GIMEMA, che è un'altra delle creature che il professor Mandelli ha creato. Quindi è una mostra, secondo me, che riassume in maniera condensata i momenti più importanti veramente della storia di Aire. Via! Siamo a disposizione di AIRE e spero che questo spazio possa essere visitato da oltre 1,5 milioni di passeggeri, perché è uno spazio di grande passaggio e di grande visibilità, ed è giusto che tutti sappiano quanto sta facendo bene l'AIRE e quanto bisogno c'è per aiutare i malati di leucemia. Sono Rosalba, sono una volontaria della Romaire e sono 23 anni che sono volontaria, quindi ho seguito il percorso della nostra associazione. E le tappe sono state tante, quindi ho visto tutto questo percorso di ricerca, di innovazione. Sulla mia pelle ho vissuto questa esperienza, perché 23 anni fa non c'era il rimedio per la promielocitica, la mia leucemia. Oggi si guarisce molto, ma molto bene. 50 anni dell'AIRE, 50 anni di un'associazione meritevole di grande affetto da parte di tutti gli italiani, un'associazione creata da un grande uomo, da un grande ricercatore, il professor Franco Mandelli. Dobbiamo sostenere l'AIRE, aiutare chi soffre e faremo del bene anche a noi stessi, al nostro cuore. Viva l'AIRE!